Buongiorno a tutti e buongiorno anche ai nostri ascoltatori. È un privilegio di poter essere qui e vorrei chiedere la benedizione del Signore sulla predicazione, sull'ascolto della parola. Okay? Padre Celeste, vogliamo ringraziarti perché questa mattina ci doni l'opportunità, il dono, il privilegio di poterci accostare intorno alla tua parola. E sappiamo che c'è vita nella tua parola, Signore, e questa vita è per ciascuno di noi qui e ciascuno di noi che ascolta, perché non c'è nessuno escluso da quello che tu vorrai donare questa mattina, perché Signore tu hai un progetto per ognuno che ascolta e li stai edificando, li stai preparando, li stai nutrendo, Signore, attraverso la tua parola, Signore. Dunque non è la parola mia, di un uomo, non è una dottrina, è la potenza dietro la parola di Dio che trasforma le vite. A te sia la gloria in questo. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Gloria a Dio. Per favore, Benjamin, grazie. C'è un'immagine? No. Ah, ecco qua. Ok. Sapete chi è l'artista di questi quadri? Modigliani. Ok? Modigliani è stato sempre uno dei miei artisti preferiti, ho letto varie biografie su di lui. È famoso Modigliani perché il suo stile con questi colli allungati, questi splendidi colori, ma una cosa che notiamo nei quadri ritratti di Modigliani è che spesso notiamo che gli occhi sono vuoti, non dimostra le pupille negli occhi. Sembra che ha fatto tutto bello, però si è scordato di riempire gli occhi. E probabilmente, no, non so se avete visto mai il film I colori dell'anima, è una biografia di Modigliani, e l'artista, l'attore che interpreta Modigliani, finisce, dice, no, quando conoscerò la tua anima, dipingerò i tuoi occhi. Perché c'è il famoso detto, no, che gli occhi sono lo specchio dell'anima, no? Ma Modigliani credeva in questo, però lui sapeva pure che non era possibile veramente conoscere l'anima di una persona, quello che c'è dentro una persona, le motivazioni di una persona. E ecco perché spesso lasciava questi occhi vuoti, perché non era in grado di vedere l'anima di una persona. L'uomo non può conoscere l'anima di una persona, ma solo Dio. Molte persone di tutti i tipi, persone semplici, artisti, politici, uomini di potere, si rivolgono al mondo dell'occultismo, ai maghi, agli indovini, ai difunti, agli idoli, per avere informazioni, per conoscere lo spirito che sta motivando alcune persone. C'è chi va a chiedere informazioni se quella persona veramente lo ama o se quella persona lo sta tradendo. Se quel socio di affari è sincero, se quell'amico politico è la persona giusta. E il risultato però di chi fa queste cose è che il demonio gli darà una contraffazione di quello che invece Dio gli vorrebbe dare e gli legherà ancora di più le mani. Dunque questo è un avvertimento per chi ascolta. La strada più sbagliata che puoi fare è intraprendere quella strada per indagare gli spiriti delle persone. Noi proviamo anche con le nostre capacità umane a provare a capire qual è la motivazione di quella persona, perché questa persona sta facendo questa cosa. Noi usiamo il nostro ragionamento. Noi proviamo a usare i nostri sensi, le nostre emozioni, proviamo a decifrare o proviamo a
vedere le circostanze, come una persona parla, cosa dice, il suo passato, a indagare nel suo passato, la sua reputazione, per capire da dove viene questa persona. E se volete parlare con una persona, parlate con mio suocero, perché ha fatto tutte queste cose per sapere chi io ero, qui sua figlia, no? È normale che un padre faccia queste cose, no? Però Dio non vede le persone come noi vediamo le persone. Noi vediamo la loro corporatura, vediamo come si vestono, vediamo le macchine e le auto che guidano, ascoltiamo quello che dicono, proviamo a interpretare il linguaggio del loro corpo per capire quello che stanno pensando, ciò che li sta motivando. Ma solo Dio può vedere oltre quello che noi vediamo. Noi vediamo attraverso i nostri occhi, interpretiamo attraverso i nostri cinque sensi, ma Dio vede oltre. Vi ricordate il re Nebucodonosor? Lui vide un'immagine di una statua, di un uomo, vide la testa che era d'oro, ma Dio invece vedeva l'impero babilonese, vedeva il collo, le spalle d'argento, invece Dio vedeva l'impero medio persiano. Noi stiamo nel tema dei doni spirituali e se vi ricordate, i doni spirituali dello Spirito Santo sono manifestazioni sovrannaturali, inaspettati, che sono dati per il bene e la protezione e l'edificazione della Chiesa, e i doni non sono per chi li sta dando, li sta amministrando, i doni sono per chi li sta ricevendo. Questo è importante. I doni spirituali non sono piccoli pensierini inscatolati con dei fiocchetti carini da Dio per farci sentire bene, farci sorridere. Non è questo i doni spirituali. I doni spirituali sono armi dinamici, potenti, sono pericolosi per il nemico. Sono dati per guerrieri spirituali, sono le nostre spade, le nostre lance. E sono letali per distruggere le armi del nemico. Sono promessi da Dio, l'ha letto Marco adesso, e dobbiamo impegnarci a conoscerli, a ricercarli e applicarli. Ma la Chiesa in generale nella storia è stata ingannata e tiene all'oscuro i suoi membri, perché non lo sanno loro neanche questo, perché purtroppo è entrata una filosofia che ha impoverito la dinamicità della la potenza della Chiesa. Alcune persone mi reputeranno, ti reputeranno fanatico perché tu parli di queste cose, ma io preferisco essere fanatico per il mio Signore, per il nostro Signore che ci ha salvati, che per le cose per cui le persone sono fanatici. Oggi stamattina ho visto due persone correre, tutti vestiti con i loro chiavi a correre, quelli sono fanatici, quelli che stifano per la loro squadra in un modo diabolico, no? Nel senso di allora il mondo dice che quelli sono proprio, va bene, perché sono appassionati. Noi siamo appassionati di una cosa molto più importante, vogliamo portare questa passione nelle vite delle persone. Siamo nella categoria dei doni spirituali, dei doni di rivelazione, e abbiamo visto prima che c'è il dono di sapienza, dono di conoscenza, e oggi stiamo al terzo dono, che è il dono del discernimento dei spiriti, il dono di discernimento dei spiriti. E la prima cosa che vorrei dire è cosa non è il discernimento dei spiriti, ok? La prima cosa non è leggere le menti delle persone, non è discernimento dei spiriti. Avete visto mai i mentalisti? A me piacciono anche i mentalisti, no? Che fanno delle cose incredibili, ma non è un potere, è una scienza, loro hanno i loro metodi, i loro trucchi per fare questo. Non è leggere la mente di una persona, nessuno può fare quello.
non è discernere, non vuol dire posso discernere, sì, devo fare quello, quella persona dovrebbe fare questo, non è un discernimento delle cose quotidiane della vita, cosa devi fare o non fare, o perché la persona deve fare una cosa o no. Non è primariamente vedere i demoni nelle persone, o nel vedere i demoni, è anche vedere spiriti demoniaci, ma non è primariamente lo spirito per discernere quale spirito è posseduto questa persona o ha questa persona. Perché quello poi ti porta a vedere spiriti in ogni cosa e dobbiamo stare attenti, perché poi dopo diventa una trappola e comincia a vedere lo spirito là, lo spirito là, non è questo spirito di discernimento. Non è uno scontro di caratteri o di personalità. Io non vado d'accordo con te, dunque tu hai uno spirito male, sbagliato e ti devi ravvedere, lo spirito mi dice questo. No, perché purtroppo succederà che non tutte le persone vanno d'accordo perfettamente in una chiesa. Non è questo. Non è perché tuo marito si arrabbia contro la moglie, non vuol dire che lui ha uno spirito è indemoniato o c'è. No, non vuol dire questo. A cosa è importante capire cos'è lo spirito, uno spirito di discernimento che il Signore dona in un momento inopportuno. Possiamo dire così: lo spirito di discernimento è una rivelazione improvvisa che è necessaria in quel momento per chiarire le intenzioni nascoste nel cuore di una persona, per vedere, per dimostrare se quella cosa è uno spirito che proviene da Dio o uno spirito che proviene dal diavolo, sempre per il bene, per la sicurezza, per la protezione, per l'edificazione della Chiesa. Non so se mi spiego, ok? Lo Spirito Santo rivela quello che c'è dietro la facciata di quella persona e le motivazioni perché lui vuole fare una cosa o sta facendo una cosa o vorrebbe fare una cosa. Lo discernimento dello Spirito è Dio che ti dà uno strumento per entrare in una dimensione che i nostri sensi non possono vedere. Se una persona è malata di cancro, c'è bisogno del microscopio che vanno a vedere le cellule se sono cancerogene. Noi non possiamo discernere questo con i nostri sensi, si deve andare un passo oltre, e quello cosa ci sta donando il Signore in quel momento. Questo spirito per discernere le motivazioni, perché quelle motivazioni possono essere buone o possono essere dannose per la Chiesa, che possono rovinare la testimonianza, possono creare problemi nella Chiesa. Se la vera Chiesa di Cristo mettesse in pratica questo dono e questi doni, ci sarebbero molti meno casi di grandi evangelisti, uomini di Dio, uomini che sono in prima linea, cristiani, che cadrebbero a causa dei loro peccati grossolani. Sentiamo molte volte grandi pastori, grandi evangelisti, grandi uomini di Dio che a causa di adulterio vengono derisi dal mondo. Creano scandali perché scoprono che avevano sede di potere o di soldi o di fama o avevano vizietti dietro il computer che viene alla luce. Dunque, lo spirito del discernimento è che il Signore manda, per esempio, a un membro di chiesa, a qualcuno, questo dono che vada con la persona e gli dice smettila, finiscila o esci da quel pulpito, perché non sei degno di stare in quel pulpito.
Appunto, sarai uno scandalo per la nostra Chiesa. Dunque, è lo Spirito che ti fa vedere in quel momento la vera motivazione che c'è dietro le azioni di quella persona. Il dono di discernere spiriti stimola la santità nella Chiesa, non soltanto da persone che sono nel pubblico, ma di tutti i membri, perché produce uno spirito di è una guardia contro, ci dà sicurezza, ok? Perché se quella persona sta facendo una cosa anche tra i membri, lo Spirito Santo potrebbe dire: guarda, sì, questo è o questo non è, perché proviene da un'altra fonte. E ci sono alcuni esempi che noi abbiamo nella Bibbia. E vorrei andare nel libro degli Atti, e come vi ricordate il libro degli Atti di cui abbiamo parlato giovedì? I quattro Evangeli sono la proclamazione dell'Evangelo, il libro degli Atti è la dimostrazione dell'Evangelo e le lettere sono le spiegazioni dell'Evangelo. Abbiamo detto così. Siamo nel libro degli Atti, abbiamo un esempio di due persone dove lo spirito discernimento è stato manifestato. E in Atti 5 c'erano delle persone nella Chiesa che volevano mettersi in mostra per essere applauditi dalle persone, dai membri di chiesa, per quello che facevano. Volevano essere popolari. Si chiamavano Anania e Saffira. Penso che tutti noi abbiamo sentito questi nomi. C'era un apostolo che si chiamava Barnaba e lui venne chiamato figlio della consolazione. E era un incoraggiamento per la Chiesa, perché lui vendette delle sue proprietà, non tutte le sue proprietà, delle sue proprietà, e dette questi soldi spontaneamente alla Chiesa, per il bene della Chiesa. Però c'erano due persone, Anania e Saffira, moglie e marito, che volevano quella popolarità, volevano quegli applausi, volevano sentirsi importanti per questi motivi. E anche loro vendettero delle loro proprietà. Però che è successo? Beh, forse questi soldi che vorremmo dare sono un po' troppi, no? Allora, teniamoci un pochettino per noi. Nessuno lo saprà. Ma cosa dice i numeri? Dice: voi avrete peccato contro il Signore, sappiate che il vostro peccato vi ritroverà. Tutto verrà a galla con il Signore. Anania prese questa busta, questo sacco di soldi, e corse giù alla chiesa. E le persone dicevano: ecco Anania, guarda che ha venduto tutti i suoi beni, no? E guarda quanti soldi ci vuole dare. E lo darà tutta la chiesa. E Anania si presenta davanti a Pietro. E Anania dice: Pietro, tu sai che come Barnaba ha venduto le sue proprietà e ecco, ha portato i soldi, no? Vedi che persona grande nella chiesa. Lo sapete una cosa? Anche noi abbiamo venduto delle nostre cose e anche noi vogliamo dare tutti questi soldi alla chiesa. E Pietro lo guardò e gli disse: sicuro che me ne so tutti i soldi? Pietro non aveva bisogno di questo, Dio non aveva bisogno di questo, ma lo Spirito Santo lo mosse a dire queste parole. Tutti questi soldi? Gli voleva dare un'opportunità anche di spiegarsi, non è che subito ti fulmina giù, no? No, Anania, guarda che stai parlando davanti a Dio, davanti a tutta la Chiesa, e sono tutti i soldi veramente questi? Tu dici, sono tutti, tutto qui, vedi quanto è grande? Ma Anania, Dio ti ha detto di andare a vendere questo? Ma sei sicuro che sono tutti questi soldi? Sono tutti. E Pietro lo guardò e gli disse: Anania, perché Satana, ha così riempito il tuo cuore da farti mentire allo Spirito Santo e trattenere parte del prezzo del potere? Se questo non si vendeva, non restava tua? E una volta venduto, il ricavato non era a tua disposizione? Perché ti sei messo
in cuore questa cosa, tu non hai mentito agli uomini, ma hai mentito a Dio. E Anania in quell'istante cadde e morì. Vennero dei giorni, lo portarono via, lo seppellirono. Dopo 3 ore circa arriva la moglie, Safira. E anche lei si aspettava le lodi della Chiesa. Eccola, pure lei la dobbiamo ringraziare per quello che fa, quello che ha fatto. E vide Pietro e dice: Pietro, non sei orgoglioso, visto che abbiamo fatto io e mio marito? Abbiamo venduto tutto quello che avevamo, le nostre proprietà, e l'abbiamo dato tutta alla Chiesa. E Pietro di nuovo dice: Safira, ma hai venduto? Sono tutti i soldi? Sono questi tutti i soldi? Ah sì, 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 ma non te l'ha detto già la mia, no? Ma questi sono tutti i soldi, Safira? Sì, sono tutti lì. E te lo chiedo un'ultima volta. Quando tu e tuo marito avete lasciato casa per venire giù e portarci questi soldi, sono qui tutti i soldi? Sì, sono lì. E in quel momento anche lei morì. E quei giovani poveracci dovettero fare straordinari, prendere un altro corpo, vai e seppellire un'altra persona. Bene, quando Pietro parlò in questo modo, era una manifestazione di un discernimento degli spiriti. Perché Pietro seppe immediatamente che stavano dicendo delle bugie contro lo Spirito Santo, semplice, e pagarono un caro prezzo. Quella è una motivazione che lo Spirito Santo mette in mostra, perché ci fa capire che ci sono delle persone che vogliono fare delle cose per avere fama, popolarità, essere importanti nella Chiesa. Ma il Signore protesse la Chiesa in quel momento, perché è facile andare presso uomini invece capire come dobbiamo avere a che fare con Dio. Un secondo esempio della manifestazione dello Spirito Santo lo troviamo in Atti 13, avanti per favore, e qui vediamo Paolo invece e Barnaba, che erano andati a Cipro, e stavano in un paese chiamato Pafo, e trovarono lì il proconsole. Il proconsole era l'autorità romana in quella zona, si chiamava Sergio Paolo, e accanto a lui c'era un personaggio che si chiamava Elimas. Era un mago, e il proconsole volle ascoltare e sentire quello che aveva da dire Paolo. E questo uomo, questo proconsole, era un uomo saggio, era un uomo che aveva autorità, era un uomo intelligente, era prudente, era saggio, e lui voleva ascoltare la parola di Dio. Ma il mago che gli stava accanto si oppose a questo e voleva impedire a qualsiasi costo che il proconsole ascoltasse le parole di Dio, e incominciò a non a cambiare il discorso il mago, non dire: oh, no, proconsole, guarda qua che succede là. No, non fece questo. Incominciò a pervertire quello che veniva detto. Stava distorcendo le parole di Paolo, stava misinterpretando le parole di Paolo per confondere, per mettere dubbio su questo proposito. Ma Paolo, pieno di Spirito Santo, fissò gli occhi su di lui e gli disse: o uomo pieno di frode e di ogni malizia, figlio del diavolo, nemico di ogni giustizia, non cesserai mai di pervertire le rette vie del Signore? Ecco, ora la mano del Signore è su di te, sarai cieco per un certo tempo senza vedere il sole. In quell'istante l'oscurità e tenebre piombarono su di lui, e andando qua e là cercava chi lo conducesse per la mano. Allora il proconsole, visto quello che era accaduto, credette colpito dalla dottrina del Signore. Segni e predicazioni, credete. Questo mago sembrava normale all'esterno, no?
Ma Paolo poteva discernere, per grazia di Dio, per lo Spirito Santo, lo spirito che c'era dietro il cuore. Gli diceva tutta la sua vita. E cosa è successo? La Chiesa fu arricchita da questo nuovo membro, proconsole Sergio Paolo, no? E a volte ci sono persone che si accostano alla Chiesa o vengono vicino alla Chiesa, o anche da dentro la Chiesa, che vorrebbero distorcere le parole, vorrebbero scoraggiare le parole di Dio per non portare le persone verso la loro parte, no? Per essere interferite con la loro salvezza. E questo, non so, è successo a me varie volte, no? A volte noi abbiamo avuto, facciamo dei studi biblici o dei studi a casa o aprendo le nostre case, e mi ricordo una signora che veniva veramente, era frequente, veniva sempre, ogni volta veniva, ascoltava, era contenta, apriva la loro casa, ma un giorno venne la sua vicina di casa, e mi dispiace perché queste cose non lo sapevo allora, perché l'avrei risolto in un altro modo. E la vicina di casa si presentò, tanto sorridente, rispettosa, tutto questo, no? E da quel momento non ha aperto più casa, quella donna non ha aperto più casa ai suoi amici, non ci ha invitato più, non è venuta mai più a uno degli incontri. Poi dopo l'ho vista, dice, no, la mia vicina ha detto no, guarda così, così. Io l'avrei trattato in un modo molto, molto diverso. Capito? Però succedono queste cose che vogliono distoglierti dalla fede, dalla parola di Dio. Dunque, una terzo esempio che noi vogliamo vedere, lo troviamo in Atti capitolo 8. E qui troviamo un altro mago che si chiamava Simone. E questo Simone stava nella comunione fraterna, era un membro di chiesa. E qui vediamo lo Spirito Santo che dona questa sapienza di discernere lo spirito di questo uomo, perché questo uomo era venuto pensando che poteva in qualche modo approfittarsi, era un opportunista, un parassita, poteva fare soldi con quello che il Signore donava alla Chiesa. E lo vediamo in Atti capitolo 8, e questo Simone vedeva Pietro e Giovanni che imponevano le mani e queste persone ricevevano lo Spirito Santo, e succedevano cose magnifiche vedendo lo Spirito Santo nelle vite di queste persone. E lui pensò, se io potessi comprarmi questo dono, sai, io posso farci un po' di soldi, perché come lo pago io lo pagherebbero tanti altri, no? Ma Pietro lo vide, lo guardò, e cosa gli disse? Sì, il tuo denaro vada con te in perdizione, perché hai creduto di poter acquistare con denaro il dono di Dio. Tu in questo non hai parte né sorte alcuna, perché il tuo cuore non è retto davanti a Dio. Ravvediti dunque di questa tua malvagità e prega il Signore affinché, se è possibile, ti perdoni il pensiero del tuo cuore. Vedo infatti che tu sei pieno di amarezza e prigioniero di iniquità. Nel suo cuore, ecco cosa c'era. C'era questa malvagità, c'erano questi desideri, e grazie a Dio, grazie allo spirito di discernimento dato a Pietro in quel momento, che poteva vedere oltre la carne. Vedeva il pensiero, vedeva le motivazioni. Dunque, noi non possiamo fare il mercato delle cose di Dio, non possiamo comprarci né vendere le benedizioni di Dio. E mi ricordo una volta, periodo delle lezioni, l'ultima lezione a Viterbo, stavamo in comunità e non mi ricordo se stavo traducendo o predicando. Comunque, no, stavo traducendo. Venne una donna. Periodo le lezioni a Viterbo. E lo sai come siamo noi, no? Quando viene una persona tutti sono contenti, e poi entra ben vestita,
e dice: ah, sono venuta qui perché mia figlia sta in California e sta con un uomo e lui è evangelico, io sono andato lì, ho visto la chiesa, ho visto la gioia, ho visto questo. Ho detto: gloria a Dio, forse sai qualcuno che è dovuto uscire dall'Italia, ha incontrato il Signore in un modo o è interessata, e dice: sì sì, e ho visto questo, ho visto come vi amate, ho ascoltato, io guarda qui. Guarda, io non so che è successo, ma io ho detto da pubblico, lei non è qui per ottenere voti da questa chiesa, E lei mi guardò: oh no 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 no, mia figlia è andata nella chiesa di mangiare. Io ho detto: ok, perché noi non siamo qui per questo. Se lei viene qui per questo, sta nel posto totalmente sbagliato. E tutti mi guardavano come Mario, no? Comunque sia, lei dopo disse: sì sì, guarda, io sto facendo questa campagna politica, no? Vi vorrei sostenere, questo e questo. E è tutta amica. L'hai vista più dopo quel momento? Non l'hai vista più dopo quel momento. Comunque, di proteggere la Chiesa contro opportunisti che vengono da di fuori, che tu pensi che il Signore ce lo manda per il nostro bene, invece vogliono fare i loro interessi. Ecco perché c'è bisogno dello spirito di discernimento, per salvaguardare il pulpito, salvaguardare la santità della Chiesa, proteggere la Chiesa da persone malintenzionate. E questi sono soltanto alcuni esempi nella parola di Dio. Dunque, noi non vogliamo che la testimonianza della Chiesa sia danneggiata da persone da dentro la Chiesa o da fuori la Chiesa. Ci aiuta a conoscere e scoprire bene chi veramente deve avere un ruolo nella Chiesa, perché non tutti sono pastori, non tutti sono evangelisti, tutti siamo evangelisti, ma non tutti hanno questi doni. Dobbiamo capire perché a volte le persone sono motivate da potere, da essere importanti, sensi, sono insicuri, gente che non sono chiamati a fare quel ruolo. Il dono di discernimento può aiutare la Chiesa, aiuterà la Chiesa a discernere. Persone in certi ruoli non dovrebbero avere certi tipi di grossolani peccati, devono avere delle qualifiche, e anche se li tengono nascosti, nessuno li vede, Dio li vede, e Dio può usare anche te e dirti: guarda, forse non è il momento adesso che tu continui, è bene che ti metti in ordine la tua vita spirituale per continuare quel tipo di ministero. Il detto fate quello che dice il prete, ma non fate quello che fa il prete, non è corretto quello, non è corretto affatto. E i predatori, persone che siete di potere, che vogliono che piace essere chiamate eminenze, reverendo e questo, non ci sono solo nella Chiesa Cattolica, ci sono anche in tutte le altre denominazioni, cari fratelli e sorelle. Ci sono predatori di bambini, di donne, di uomini, di poteri, di attività illeciti, di soldi, di disonestà, in tutti i campi. Ma noi vogliamo essere una Chiesa non carnale, noi vogliamo essere una Chiesa spirituale, guidata dalla parola di Dio, unti dallo Spirito Santo. Perché una Chiesa carnale si vede perché si concentra sui sensi, come appare, alle cose esterne, alle formule, no? Quando, oh, che bello questo, sembra così Dio, parla in un modo così veloce, così sembra che Dio si sconvolge se parla a voce alta, ma no, noi vogliamo essere una Chiesa Santa. Il Signore ci dà questi doni spirituali per essere forti, per essere protetti, per essere benedetti, perché Lui ha santificato la Sua Chiesa, lavandola con l'acqua della parola per farla comparire a sé gloriosa, senza macchia, senza ruga e altri simili difetti, ma santa e irreprensibile. Questa è la Chiesa di Gesù Cristo per cui è morta. Dunque, come disse un teologo, uno scrittore, Howard Carter, dice: il discernimento dello Spirito è un dono dello Spirito Santo
affinché chi riceve quell'illuminazione in quel momento può vedere dentro una sfera spirituale che il mondo, i nostri sensi, non può vedere. E attraverso questa visione, questo discernimento che riceve, lui vede le cose di Dio, può vedere le cose di Dio, le cose del Signore risorto, lo Spirito Santo, cose che riguardano gli angeli, cose che riguardano gli arcangeli, però vede anche delle cose che hanno a che fare con Satana e le sue legioni. Okay? Noi vogliamo essere una Chiesa disposta a mettere in pratica queste cose. Vogliamo essere una Chiesa piena di Spirito Santo, piena della parola di Dio, e vogliamo essere sana. Sana così, quando noi mettiamo in pratica ciò che Dio ci dà, sono doni. Non possiamo dire no ai doni che il Signore ci ha dato. La Chiesa l'ha fatta per troppi secoli questo, e ecco perché ci sono persone che dicono: ho pregato abbastanza, devo fare questo, devo fare quello, perché noi dobbiamo vivere lo spirito di Dio che è in noi, Dio in noi, non religione. Vogliamo avere relazione con il Signore. Non dobbiamo essere paranoici se quel fratello non ci saluta quel giorno o se è dimenticato di darci una mano, lui c'è uno spirito cattivo. No, no, non dobbiamo fare questo assolutamente. E non dobbiamo vedere neanche di darmi ogni cosa. Ricerchiamo questo dono e quando il Signore ce lo dà, mettiamolo a disposizione, perché è per il bene della Chiesa, per il quale Gesù ha dato la sua vita e che è un'arma letale contro le insidie del diavolo. La gloria di Dio. Amen.